Amici sportivi di Levante Sport TV, ben ritrovati a un nuovo appuntamento dedicato alla trasmissione della pallanuoto, solo pallanuoto, in onda sulla nostra emittente Levante Sport TV del digitale terrestre, canale 695. Ricordiamo che siamo anche su internet tramite Facebook e tramite YouTube. Parliamo di pallanuoto nazionale e internazionale nella puntata di quest'oggi, perché è stato assegnato già il primo trofeo della stagione, un trofeo internazionale, l'Adriatic League, che è andata alla Prorecco. Ma abbiamo parecchia carne al fuoco. Presento subito l'ospite odierno, che è il collega Danilo Sanguinetti. Ben arrivato Danilo, ormai tu sui nostri teleschermi, diciamo ti alterni un po' alla funzione, un po' di ospite, un po' di conduttore. Sono un Comunque, battitore libero. per quanto riguarda la pallanuoto, tu ricordiamo, sottolineiamo, firma del Corriere Mercantile, della Gazzetta del Lunedì, ormai sei uno dei decani dei giornalisti che si occupano di pallanuoto tra quelli in attività. Abbiamo appunto parecchi argomenti di cui parlare. Partiamo subito dalla Serie 1 maschile, perché si è conclusa la stagione regolare, quindi abbiamo risultati e classifica, e potremmo parlare in realtà anche di prossimo turno, perché poi inizieranno i playoff, che sicuramente sono particolarmente significativi. Allora, andiamo subito con i risultati appunto della 22esima giornata, undicesima e ultima del girone di ritorno, quindi ultimo turno della stagione regolare. Questi gli ultimi risultati di questa stagione regolare che va già in archivio. Il Catania e il Civitavecchia si affrontavano a Civitavecchia, due squadre già retrocesse, ha vinto il Catania 13 a 12. I Nervi ormai salvo, cedere onorevolmente in casa dell'Acqua Chiara, quarta forza del campionato, 9 a 8. Il Camogli chiude bene la stagione regolare, espugnando anche il campo dell'Ortigia, 13 a 10 per i bianconeri. Il Brescia ormai sicuro del secondo posto, perché il Savona aveva già giocato la sera prima e perso in casa della Prorecco, cede al Posillipo, ormai da tempo sicuro della quinta piazza. Il Posillipo si è imposto 6 a 4 e deve anche un po' smaltire la delusione per l'eliminazione dall'Eurocup, dalla semifinale dell'Eurocup. Il turno, ricordiamo, lo ha passato il Savona. Savona che poi ha giocato in casa del Recco, riedizione delle ultime finali di scudetto, ha vinto la Ferla Prorecco per 12 a 8. Il Recco era già certo del primo posto, il Savona rimane terzo e quindi non avrà probabilmente vita facile nei playoff, presumibilmente con il Brescia. E poi il Bogliasco, che nelle ultime giornate, dopo la salvezza acquisita per tempo, ha gettato nella mischia tanti giovani, ha perso in casa della Florenza per 13 a 8, ma anche il Bogliasco è nei playoff. Andiamo a vedere la classifica appunto finale della regular season. Il Recco chiude a 60 punti su 66 disponibili, 6 punti persi nel girone d'andata, all'epoca delle sconfitte in autunno a Brescia e a Napoli con l'Acqua Chiara, ma francamente sembra passato un secolo rispetto alla Prorecco attuale. Brescia 52, Savona 51, Acqua Chiara 49, Posillipo 37, Camogli 27, Florenzia 26, Bogliasco 20 punti. Queste 8 squadre vanno ai playoff. Nervi e Ortigia chiudono a 18 punti e sono salve. Civitavecchia 13, Catania 9 punti. Sono le due squadre che retrocedono e tornano in Serie A2. Il Catania era neopromosso, il Civitavecchia di fatto è come se lo fosse, aveva preso i diritti del Latina, ma l'unica neopromossa che ha fatto un campionato diverso è stata l'Acqua Chiara, che è arrivata quarta, anche se poi non la si può definire sorpresa, perché l'Acqua Chiara è una squadra davvero di prim'ordine, mentre appunto Civitavecchia e Catania tornano in Serie A2. Allora, mentre cominciamo subito ad ascoltare il commento di Pino Porzio alla gara tra Recco e Savona, vediamo anche già un po' di immagini di questo incontro. Le immagini sono del nostro Lelio Mollar, poi cominceremo a parlare di questa partita e non solo con Danilo Sanguinetti. Siamo entrati un po' più lentamente in partita, abbiamo lavorato anche parecchio in settimana, poi forse non avevamo, avendo conseguito già il primo posto, le motivazioni che ti impongono una gara del genere, anche se ci siamo parlati, l'abbiamo affrontata bene. Poi dal terzo tempo in poi abbiamo imposto il ritmo alla gara, ogni azione era una controfuga abbastanza netta, abbiamo fatto diversi gol, anche se qualcuno magari anche fortunoso sul rimpallo, ma erano sempre, diciamo, situazioni nette di tiri di un uomo solo che poi magari prendeva la traversa, parava il portiere, bravissimi gli attaccanti col tappino a mettere sempre il pallone dentro. Me l'aspettavo così, la squadra, diciamo, che ci può insidiare nella lotta al titolo come il Brescia, e probabilmente ci sarà anche un ritrovato positivo oltre l'Acqua Chiara. No, stiamo bene, è una stagione particolare, adesso giochiamo questa Final Four di Lega Adriatica, poi partono tutti con le rispettive nazionali, non è facile, non è semplice coordinare tutto, a volte sembriamo la hall di un aeroporto o di una stazione centrale, però direi che sia gli atleti che tutto lo staff stanno lavorando bene, abbiamo trovato gli equilibri, siamo
preparati e ci apprestiamo a questo rush finale. Rientriamo in studio, abbiamo già visto un po' di immagini di questo Recco Savona, abbiamo ascoltato Pino Porzio, mentre continuiamo a vedere sempre immagini della gara giocata a Sori, appunto ultima di regular season. Danilo, ti coinvolgo subito dicendo questo: Recco Savona è stata l'ultima finale scudetto, è stata anche la penultima finale scudetto. Quest'anno, a maggio, torneremo a vedere una riedizione della finale scudetto come le ultime, sarebbe il ventennale della famosa Savona-Recco, sì, del 92, che all'epoca la vinse il Savona. Ci sono, tra l'altro, curiosamente, sono andato a vedere, ci sarebbero anche le stesse date, delle stesse tre finali, anche allora si giocava 2-3, oppure quest'anno potrebbe esserci qualcuno, e penso al Brescia, che rompe un po' le uova nel paniere. Beh, il Brescia è arrivato secondo, e questo non è un vantaggio da poco, perché considerando che passeranno sia Brescia che Savona, credo facilmente il quarto di finale, si ritroveranno in semifinale per scegliere chi affronterà Recco, che arriverà diretta alla finale senza fatica, come si può facilmente immaginare. Beh, in quel caso lì, Brescia-Savona, il Brescia nell'incontro diretto ha dimostrato di poter, durante la regular season, di poter confrontarsi alla pari con il Savona, e al vantaggio non piccolo di giocare la eventuale bella terza partita in casa, che è un vantaggio non soprattutto da poco. Nel 2-3, perché ormai è tutto un playoff 2-3, è un bel vantaggio, perché insomma Savona sa che per passare deve vincere almeno una fuori, il che non è facile avendone a disposizione eventualmente soltanto due e non tre, sa che deve vincere una fuori. Il Brescia può invece solo mantenere il fattore casa, il fattore punto campo, e andare in finale. Io dovessi proprio puntare, non scommetto mai, ma dovessi puntare un centesimo, punterei sul Savona comunque, perché ho visto che il Savona al dunque, l'ho visto anche nella semifinale di Coppa Len col Posillipo, il Savona ha ancora la mentalità della grande squadra giusta. Il Savona ha un unico grosso difetto: è limitato ai 7 di partenza. Se uno dei 7 di partenza, a 8, posso arrivare a 8, sta male, non ha cambi, ha dei giovani. E questo, in una partita, quando lo scontro si fa veramente al vertice, diventa un grosso handicap. Infatti, se guardiamo proprio anche negli schemi, proprio i 2-7 di partenza, anche con lo stesso Recco, il Savona potrebbe veramente giocarsela quasi alla pari. È stato così anche in quest'ultimo scontro, i primi due tempi il Savona è stato anche avanti a un certo punto, poi passano i minuti e chiaramente vengono, sì, perché questa volta paradossalmente Savona ha anche una squadra abbastanza, nei primi sette, non giovanissima, diciamo, e che si basa soprattutto sul rendimento del portiere, perché i due uomini essenziali sono il portiere e Mladen Janovic, che sono i due uomini che fanno la differenza. Se questi due non girano, è molto più duro per la squadra di Pisano. Invece Recco può scegliere tra una varietà di bocche da fuoco che fanno impressione. Ripeto, io penso che possa essere di nuovo per la terza volta consecutiva Recco Savona, e che vada a finire diversamente. Diciamo che nel 92 io vidi allora una finale che fu bellissima, perché allora era molto incerta, fu sorprendentemente incerta, perché Savona era dato strafavorito, Recco di formigoni fino all'ultimo, lo portò alla terza gara, e ci andò molto vicino a fare la sorpresa. Era un Recco, tra l'altro, giovane, c'erano alcuni ragazzi abbastanza Mangiante, Riccadonna, Temellini, c'era Vio in porta, era un ragazzino, era un Recco che aveva un po' sorpreso, con un centro boa come Misha Varadze, e aveva John Josi, aveva due grossi stranieri, però forse due stranieri più forti nell'era pre-Volpi, diciamo. Era una pallanuoto, sinceramente, che adesso non c'è più. Detto, si giocava veramente in maniera diversa, si lasciava anche giocare in maniera un po' differente. Quella finale scudetto, proviamo a così, facciamo gli scongiuri, però fu preambolo a un'Olimpiade che portò a un determinato risultato. Certo. Quest'anno è di nuovo l'anno delle Olimpiadi, chi lo sa. Bis è molto difficile, io lo auguro. Paradossalmente mi ha fatto notare una cosa un collega, che Stefano Arcobelli, che se ne intende di pallanuoto: il male dell'Italia è di aver vinto i mondiali. L'Italia arrivò invece a Barcellona da perdente. L'Italia era l'Italia di Rudic, era sfavoritissima, molti pensavano che non arrivasse nemmeno nelle prime quattro, era reduce da una serie di risultati negativi, quasi che sì, vero, sia anni. I mondiali di Perth che gli europei di Atene andarono malissimo, altamente negativi, nessuno li considerava. Lo stesso Rudic nei primi mesi non aveva convinto, c'era tensione all'interno del gruppo, perché i metodi di assenza di ferro di Rudic, che era il successore di Fritz Dennerlein, l'inventore della zona, per i più giovani sembra una cosa, ma è un grande tecnico. Nessuno ci credeva, e a Barcellona fecero sfracelli. Lì iniziò un ciclo
vincere in 2 anni, fantastico, con la vittoria di 2 europei, un mondiale e un'Olimpiade, certo, una Coppa del Mondo. Adesso l'ho notato già l'europeo, l'Italia è stata marcata a vista, cioè i serbi, i croati, gli ungheresi l'hanno affrontata con una cattiveria che fino a Shanghai non avevo mai visto. E questo complica le cose a Londra, dipenderà molto anche dal tipo di arbitraggio. È chiaro che con i serbi, con gli ungheresi, se la mettiamo sul fisico siamo morti, certo. Se ce la, sulla tecnica ce la giochiamo. Sì, tra l'altro, poi ritorniamo al campionato, però ricordo, noi per esempio ad Atene arrivavamo con grandi speranze alle Olimpiadi nel 2004, dopo il bellissimo mondiale di Barcellona dell'anno prima, dove arrivavamo secondi. Dietro soltanto la grande Ungheria. Di un'intichia, perché compare la partita contro la grande Ungheria. Supplementari. Esatto. E forse quel risultato al mondiale non ci diede tanto una mano per l'Olimpiade dell'anno dopo. Perché ci aspettavano tutti. Quello che dice Arcobelli, collega della Gazzetta dello Sport, in effetti da questo punto di vista è condivisibile. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Ripeto, a Shanghai abbiamo stupito, abbiamo capovolto qualsiasi tipo di pronostico. Forse addirittura mi permetto di dire che la sorpresa di Shanghai è ancora più grossa di quella di Barcellona 92. Perché obiettivamente a Barcellona 92 la squadra, gli uomini li aveva molto forti. Andiamo a rileggere uno. Era una squadra, di campioni. Aveva bisogno solo di un uomo che li mettesse assieme e li facesse filare dritti per la strada giusta. Dritti. Non dico che non ci siano campioni nella squadra con Campagna ha vinto a Shanghai l'anno scorso. Però io penso che se li prendiamo uno per uno ci siano almeno 5, 6, io mi arrivo a dire 4 nazionali più forti. Il di più l'ha dato Campagna e le sue tattiche, i suoi schemi. È chiaro che questi schemi ora sono stati studiati, certo, attentamente. Studiano anche gli avversari, noi abbiamo studiato loro, ma loro adesso studieranno noi, chiaramente. Tornando al campionato, parliamo ora delle Liguri, ma ancora una parentesi su un'altra sorpresa. Vorrei sottolineare, secondo me è una sorpresa tutto sommato in positivo delle big e una invece un po' deludente. Il Brescia ha finito secondo, obiettivamente te lo aspettavi, no? Danilo? Secondo me a fatica il Brescia sulla carta poteva arrivare tra le prime quattro. Io lo dico onestamente, pensavo nelle prime quattro, mettevo sicure. Le mie prime quattro a campionato ancora iniziare erano Recco, Acqua Chiara, le due napoletane e Savona. Io il Brescia lo mettevo 5 e pensavo che se la giocasse col Bogliasco, pensa un po'. E il Camogli, che sono forse Bogliasco e Camogli, diciamo che non... È anche ingiusto forse delle delusioni, ma diciamo che sotto il Bogliasco non ha fatto quello che ci si attendeva, onestamente. Il Posillipo però secondo me è stata una delusione maggiore. Io il Posillipo l'anno scorso ricordo di averlo visto giocare e giocava bene, aveva ampi margini di miglioramento con i giovani. Ha cambiato gli stranieri, secondo me li ha presi anche più forti. Però non hanno reso come preso Sandrone Calcaterra. E poi è una squadra che è arrivata quinta, ma è rimasta quinta dall'inizio dell'anno.